Prepariamo una salsina di melanzane. Vediamo gli ingredienti. 2 melanzane tagliate in due, poi cotte nel forno a 180 gradi per circa 30 minuti. Un'oliva, mezzo spicchio d'aglio, delle foglie di basilico fresche, un cucchiaio di succo di limone, del prezzemolo tritato e poi mezza tazzina di acqua calda per aiutare l'emulsione, olio d'oliva extravergine, sale un pizzico, 3 rondelle di peperoncino fresco semipiccante, 3 foglioline di menta. Con un cucchiaio o un cucchiaino togliete la polpa della melanzana e fate questa operazione per tutte le altre melanzane. Qua la polpa si è tolta benissimo. Via. E poi, come ultimo, eccolo qua. Ecco i nostri filetti di melanzana, la parte interna della melanzana. Tagliate i filetti di melanzane a pezzettini un po' più piccoli. Ho deciso che le bucce di melanzane le farò all'insalata, quindi con un po' di olio, un po' di sale, un po' di pepe. Intanto all'interno di un bicchiere per il mixer metto la polpa delle melanzane, tritate e prezzemolo, anche grossolanamente, le foglie di basilico invece le spezziamo a mano. Così. Aggiungete un po' di sale e poi basilico e prezzemolo. Ora aggiungete il peperoncino e 2 foglie di menta che danno un gran profumo. Aggiungo mezzo spicchio d'aglio tagliato abbastanza finemente, quindi un cucchiaio, ma direi mezzo cucchiaio di succo di limone, almeno 2 cucchiai d'olio d'oliva extravergine, eventualmente se è poco lo potete aggiungere anche dopo, e per fare una buona emulsione mezza tazza di acqua calda, così. E ora a mixare. Ci siamo. Versate la vostra salsina in un piattino. Così. Disponete al centro un'oliva e una foglia di menta, un filo d'olio a giro e la vostra salsa
di melanzane è pronta. Buon appetito!